Configurare la tua casella di posta Aruba in Outlook 2013 o Outlook 2016 è semplicissimo. Ti mostrerò come fare. Apri il programma. Clicca in alto sul menu File e nella nuova schermata clicca su Aggiungi account. Scegli Configurazione manuale. Seleziona ora POP o IMAP. Adesso la configurazione. Scrivi il nome che vuoi visualizzare come emittente. Inserisci l'indirizzo di posta che vuoi configurare, mi raccomando, tutto intero. Scegli il protocollo che preferisci tra POP e IMAP. In questo video ti mostro la configurazione IMAP. Se anche tu hai scelto IMAP, devi indicare imaps.aruba.it. Se invece hai scelto POP, il server è pop3s.aruba.it. Per la posta in uscita scrivi il server smtps.aruba.it. Indica l'indirizzo completo della tua casella nel nome utente e poi la sua password. Andiamo in altre impostazioni. Clicca in alto il tab Server della posta in uscita. Occorre selezionare il server della posta in uscita richiede l'autenticazione e poi utilizza le stesse impostazioni della posta in arrivo. Spostati ora sul tab Impostazioni avanzate. Sia per la posta in arrivo che per quella in uscita seleziona SSL. Se avevi scelto IMAP, la casella imposterà automaticamente la corretta porta 993. Nel caso avessi scelto POP, la 995. Per la posta in uscita digita la porta 465. Ci siamo! Clicca OK per tornare alla schermata precedente. Se vuoi provare le impostazioni dell'account appena configurato, lascia selezionato Prova impostazioni account facendo clic su Avanti, altrimenti puoi togliere la spunta. Se la lasci, il programma farà una verifica. Probabilmente ti comparirà un messaggio relativo al certificato. Clicca Sì per utilizzarlo. Clicca Chiudi e poi Fine e goditi la tua casella di posta.